Buongiorno a tutti quanti voi, scusate se purtroppo non si vede bene il video, però è dovuta alla luce che sta dietro. Io purtroppo questo è lo spazio che ho a casa mia, sono costretto a fare i video in uno spazio limitato, quindi vi chiedo scusa per la mancanza di luce e veniamo un po' alla riflessione di oggi che voglio fare con voi. Io continuo a leggere tra i commenti che arrivano ai miei video, che parlano del sud, che parlano del mezzogiorno, che parlano dell'Italia, ancora una frantumazione di quello che è, diciamo, lo spirito umano, lo spirito di fratellanza, che dovrebbe, io dico che deve unire gli abitanti di tutta la penisola. Signori miei, dire i nordisti, dire i sudisti, dire i polentoni, dire i terroni, sono, fanno, dicono, ma siccome è stupido, è molto stupido. Vi sono ladri al sud, vi sono ladri al nord, gentaglia al sud, la gentaglia al nord. Nessuno si sogna di dire che i camorristi sono persone per bene solo perché sono meridionali. Dio buono, ce ne guardiamo bene. Nessuno può dire che chi ha causato il crack della Parmalat, rovinando migliaia e migliaia di persone, è una persona per bene. Nessuno può dire che chi ruba, chi ammazza bambini, donne, e geograficamente si trova in una determinata situazione, è più o meno per bene rispetto a un altro che si trova in una diversa collocazione geografica. Io dico che queste cose sono stupide ed è la stupidità che ci divide, dalla stupidità che ancora oggi emerge con forza. Io leggo stronzo come commento a qualche mio video di qualcuno nordista o sudista riferito al fratello di diversa collocazione geografica, ma questa persona probabilmente non conosce nemmeno chi sta parlando, perché potrebbe essere l'interlocutore, il probabile interlocutore, una persona magnifica con dei valori bellissimi. Allora la dobbiamo finire, la dobbiamo finire. Io in passato ho fatto video che potete trovare sul mio canale che parlavano della questione meridionale, parlavano con forza, ma questi video che io ho fatto erano orientati a far emergere una sorta di ingiustizia che voleva il sud come una zona depressa, una zona salvata, una zona di gente che non voleva lavorare, che era un po', diciamo, il comune sentire del pensiero forte portato non dal nord, ma portato anche dai governanti del sud che hanno governato per molto tempo. Perché non dobbiamo dimenticare, signori miei, che negli anni 80 abbiamo avuto fiori e fiori di ministri meridionali che non hanno pensato alla loro terra. Io non faccio nomi perché puntare il dito è squallido, io punto il dito, mentre il dito è puntato verso di te, almeno tre dita sono puntate verso di me, quindi non voglio e non desidero condannare nessuno. Però un dato è certo, molti ministri meridionali hanno governato. A Napoli abbiamo avuto per 20 anni una giunta regionale che poteva effettivamente fare molto e non ha fatto niente per contrapporsi all'avanzare del vuoto, all'avanzare della violenza, all'avanzare dei rifiuti tossici che venivano anche dal nord, però al sud non è stato fatto niente per fermare l'imbarbarimento geografico, fisico dei terreni di quella che era un tempo la splendida pianura campana, e che oggi purtroppo ha molte chiazze dove emergono i rifiuti. Io penso anche, signori miei, che ancora oggi noi abbiamo in molti comuni meridionali
Io ce n'ho un comune qua vicino ad Afragola, proprio che confina, qua vicino, scusate, Casalnuovo, indirettamente ho fatto un lapsus freudiano, che confina con Casalnuovo dove abito io, e questo comune c'è qualcuno che non fa niente per migliorare la sua terra, ma anzi, ostacola coloro che vogliono migliorare. Allora non è questione di nord e di sud. Ma è questione di volere veramente aprirsi alla conoscenza dell'altro, aprirsi ai bisogni dell'altro, aprirsi a quello che è la comprensione. Comprendere significa mettere dentro di sé qualcosa. Io comprendo l'altro, faccio diventare l'altro parte di me, ma questo purtroppo non avviene perché l'unico denaro è questa cacca del demonio, è proprio escremento del demonio, questa cacca molto spesso è utilizzata come profumo, ma profumo per fare diventare le persone sempre più fetide, sempre più terribilmente immerse in una melma malefica, perché giorno verrà in cui noi dovremo dare conto a Dio delle nostre azioni, e quel giorno viene per tutti. Io ieri avevo 19 anni, mi fidanzai con mia moglie, oggi ne ho 54, il 3 dicembre è la mia nascita, che io festeggio, perché è un giorno benedetto, un giorno in cui Dio ha voluto che una particella minima di spirito si incarnasse in un corpo, prendesse forma e venisse ad abitare in questa terra, portando una volontà più o meno di amore, imperfetto, ma per amore, in caso di dire. Sono un uomo imperfetto. Ho i miei difetti, ma sicuramente cerco di amare gli altri, cerco di amare il mio prossimo. Fratelli meridionali, fratelli del nord, finiamola di odiare il vuoto, perché noi odiamo il vuoto. Milano è bellissima, Torino è splendida, Napoli è superba, Palermo è magnifica, Foggia è divina, Verona è romantica, l'Italia intera è una nazione stupenda da amare. Finiamola, finiamola. Valorizziamo ciò che siamo, valorizziamo la storia comune, valorizziamo anche il Borbone, perché il re Borbone era un sovrano positivo, perché la storia è stata disegnata da coloro che volevano dividere l'Italia per fare gruppi di potere che avessero la supremazia sugli altri. E questi gruppi di potere in Italia ci sono ancora, sono gli eredi di quelli che hanno fatto l'Italia, ma l'hanno fatta con materiale schifoso, con materiale friabile, con materiale, perché non è possibile che dopo 150 anni uno stivale, una terra che ha la stessa storia, la stessa voglia d'amare, lo stesso destino, gli stessi valori, si possa contrapporre una parte della nazione a un'altra parte della nazione. Questo non è possibile. Questo non lo possiamo permettere. L'Italia è una, indivisibile, unica, ed è una patria che dobbiamo costruire valorizzando la storia del Sud, che per 800 anni è stato un solo regno, ha avuto cose magnifiche. La prima università laica al mondo è stata creata a Napoli, primati, industrie, bene, tutto questo è stato distrutto, è stato distrutto in nome di che? In nome di che? Ma la colpa non è del nord, non è dei cittadini del nord, la colpa è di chi ha governato in quel momento il nord, ma poteva essere anche qualcuno del sud che poteva fare la stessa cosa verso i fratelli del nord. La storia molto spesso è fatta di caso, è fatto di casualità, è fatto di incidenti di percorso. Se non fosse nato Napoleone Bonaparte, cosa sarebbe successo? Se non fosse nato Gesù Cristo, cosa sarebbe successo? Se non fosse nato l'ultimo uomo sconosciuto che un giorno, consumando un atto di tenerezza verso la propria donna,
ha partorito un bambino di nome Karol Wojtyla, oggi la Chiesa sarebbe in grado di reagire a tutto ciò che il mondo le pone contro? Perché la Chiesa non è fatta solo di preti pedofili, grazie a Dio quella è una minima realtà, ma è fatta di suore che muoiono, è fatto di Madre Teresa di Calcutta, è fatto di Padre Pio, è fatto di santi, è fatto di sacerdoti che io conosco e che ogni giorno si impegnano per migliorare la nostra terra, è fatta di martiri. Ecco quella chiesa governata da Karol Wojtyla, che aveva i suoi difetti. Io non credo che Wojtyla sia santo, perché degli errori forti li ha fatti, ma sicuramente è stato un grande papa, e questo grande papa non sarebbe nato se un giorno un uomo non avesse fatto un piccolo atto d'amore. Bastava che lo facesse qualche minuto dopo, bastava che lo facesse di domani. Ecco, la storia è fatta di casa, di casa. E quanti bambini, quanti Karol Wojtyla, quanti Madre Teresa di Calcutta oggi non nascono, sommersi dall'aborto. Ci sono 2 miliardi di strage, di aborti, 2 miliardi di non nati, e tra questi 2 miliardi di persone, quante persone potevano fare il bene dell'umanità? Invece hanno convinto che cosa? Che l'aborto è lecito, che l'aborto è qualcosa da fare, che l'aborto è utile. Ma a chi? A chi? Non rendo le madri che hanno abortito colpevoli, perché non ne hanno colpa, il pensiero dominante le ha convinte che facevano qualcosa di lecito, quindi non sono loro da condannare, ma è da condannare chi inneggia all'aborto, chi inneggia alla morte. Ecco, queste riflessioni Crocco ve le ha fatte per dirvi che dobbiamo riflettere. Molto spesso noi diamo per assunto, per qualcosa di concretamente accettabile, delle cose che non sono tale, delle cose che sono orribili. E su questo, cari fratelli, cari compatrioti, cari compagni, cari camerati, cari amici, cari italiani, cari meridionali, cari settentrionali, cari europei, cari uomini, dobbiamo riflettere e non su altro, non su altro. Io vi voglio bene e oggi saluto in particolare a chiusura un amico che abita a Pavia e che ho trovato su internet. Cominciammo a scriverci delle lettere, ci siamo conosciuti, ha 33 anni ed è un ragazzo splendido, per me è un simbolo di questa Italia che si sta costruendo e voglio che insieme a me lo salutate. Si chiama Marco. Ciao Marco, ciao. Ti voglio bene, ciao!